Katarina. Ha, ha, ha. Just how long is the list? Is the list of the lips you kiss? Oh, how happy my heart would be if I knew that you love just me. Say it's true, say you do, Katarina. Con Napoli Blog questa settimana facciamo tappa a Calvizzano, dove ad accoglierci c'è la famiglia Taglialatela dell'hotel ristorante Donato. Partiamo con il patron Franco Taglialatela. Un'avventura che è cominciata quando? Circa 54 anni fa. E noi siamo la seconda generazione, man mano stiamo portando avanti un progetto di famiglia che con gli anni ci affascina sempre di più nel mondo sia della ristorazione che nel settore turistico alberghiero. Altro fratello, altro patron, Castrese Taglialatela. Un'avventura quindi cominciata tanti anni fa, ma che ancora oggi va avanti all'insegna del successo. Sì, stiamo continuando ancora ad andare avanti, quindi cercheremo di fare delle cose belle e poi vediamo man mano che succederà. Quindi stiamo sempre andando forte con la ristorazione e questo ci fa tanto piacere. Altro componente della famiglia Taglialatela, il nostro Salvatore. Salvatore, quindi anche tu sulla scia di questo entusiasmo e di questa grossa tradizione che difendete. Certo, noi stiamo continuando con le nuove innovazioni per dare qualcosa di diverso alla nostra clientela, per continuare con le nostre generazioni che verranno poi in seguito. E quindi la tradizione dell'hotel ristorante Donato, quindi che si rinnova con le nuove generazioni che adesso andiamo a conoscere. Tradizione e innovazione quindi qui all'hotel ristorante Donato, e parlando appunto di nuove generazioni capaci di tramandare ancora oggi la vecchia tradizione di famiglia, ecco, siamo in compagnia di Nami e Donatella Taglialatela. Nami, una tradizione di famiglia che tu difendi e che senti davvero tanto. Certamente, sì. Diciamo che sono nata, quindi questa è una mia seconda casa qui. Vorrò portare comunque questa tradizione avanti, spero che poi magari in futuro anche i miei figli potranno tramandare questa generazione. Ma oggi papà Taglialatela, proprio oggi, che compito ti ha affidato tanto per cominciare questa tua carriera? Beh, diciamo che un compito ben preciso non è che ce l'ho proprio, diciamo che lui dice che devo dare una infarinatura su tutti i settori, su tutti i rami, però io ora in questo momento mi occupo del ricevimento, quindi in albergo. Donatella Taglialatela, un'avventura che tu hai cominciato già giovanissima e che ti appassiona. Sì, già da qualche anno lavoro, io mi occupo un po' di anni dell'amministrazione del ristorante, e con mia cugina anche io penso che sia comunque una cosa da portare avanti, perché comunque mio nonno, poi i miei genitori, i miei zii hanno fatto un lavoro grosso per andare avanti, e quindi spero che anche io un giorno possa insieme a mia cugina e altre mie cugine andare avanti sempre così. Ed eccoci nel cuore pulsante dell'hotel ristorante Donato, parlando di enogastronomia, parlando di cucina d'eccellenza. Bene, appunto ci troviamo nella famosa cucina in compagnia degli chef patron Castrese e Salvatore Taglialatela, e con la new entry lo chef Angelo Indelicati. Angelo, oggi con il supporto dei due nostri chef amici ci preparerai un piatto di punta, un piatto sempre di stagione qui di prassi all'hotel ristorante Donato. Cosa ci prepari, cosa ci proponi? Come hai detto tu, in base anche al periodo, facciamo dei gamberoni rossi di Mazara del Vallo con delle zucchine.
vogliamo vedere la preparazione di questo piatto. Ok. Allora Angelo, vediamola questa preparazione e soprattutto indichiamo nuovamente gli ingredienti. Allora, gamberoni rossi di Mazara del Vallo, zucchine, prezzemolo tritato, ovviamente abbiamo le zucchine già fritte, pomodori per guarnizione e abbiamo tutto l'occorrente per preparare questo piatto. Cominciamo. Allora, andiamo a sgusciare i gamberi. E questo è il passaggio. Poi ovviamente andiamo a tagliuzzare le zucchine a rondella. E quindi andiamo a friggere tutto. Quindi adesso? Adesso andiamo a riporre tutto in padella. Gamberi, zucchine, crema di zucca e tutto l'occorrente. Ed eccola ultimata, quindi il titolo, il nome di questo piatto? Diciamo che fettuccia con gamberi di Mazara del Vallo e zucchine. Pensiero di Salvatore? È un piatto innovativo e piace sicuramente alla nostra clientela. Castrese? È un piatto del periodo, diciamo, visto le zucchine, quindi è un prodotto di stagione. Okay. Impiattiamo. Sono davvero tante le specialità che formano la carta e il menù dell'hotel ristorante Donato, specialità divise tra il mare e la terra e tra queste, beh, il famoso tortino di Alici. Tortino di Alici, sì, esatto, fatto con mozzarella, pane tostato, pomodorini e le nostre alici. Bene, come si procede? Allora, una parte di alici viene sfilettata in questo modo per poi riporle nel nostro cestino, eccole qua, in questo modo, in circa 6 alici. Ecco qua, un pizzico di sale ovviamente nel tortino. Andiamo a tagliuzzare le nostre alici per poi rosolarle in padella con tutti i nostri ingredienti: mozzarella, uvetta, pinoli, pane tostato e pomodorini. Quindi una volta ultimata la preparazione di questo tortino va in forno. E quanto tempo? Va in forno una cottura di 180 gradi all'incirca 10 minuti. Vediamo il risultato finale. Vediamo. Ed eccolo appena sfornato e guarnito questo tortino di alici. Certo, questo è appena sfornato, questo è il nostro risultato. Le bontà quindi sia marinare che di terra qui all'hotel ristorante Donato sono di casa, tant'è che non potevano mancare sicuramente i dolci del maestro pasticcere Bruno Viaggio. Cosa vediamo oggi per i nostri telespettatori, maestro? Oggi facciamo una torta ai 7 veli, che è una torta che va bene sia per la primavera che per l'estate. Quindi la facciamo vedere ai nostri telespettatori, così in modo loro la possono fare anche a casa. Magari è un'idea, quali sono gli ingredienti? Cominciamo con l'enunciare gli ingredienti. Gli ingredienti sono un disco di cioccolato fondente con croccanta di mandorla, è il primo strato. Poi il secondo strato viene crema alla nocciola,
e siamo al secondo. Poi viene uno strato di crema di pan di Spagna al cioccolato e siamo al terzo, al quarto. Poi viene della crema al cioccolato, poi viene del pan di Spagna a nocciola e la crema bianca e poi dopo viene la glassatura a specchio al cioccolato. Bene, vogliamo vedere il procedimento. Bisogna premere un pochettino affinché aderisca molto bene, che al momento poi che si va a staccare se ne esce uniforme. Crema al cioccolato. Crema al cioccolato, ovviamente. Il pan di Spagna alla nocciola. La crema alla vaniglia. E beh, il momento della glassatura c'ha sempre il suo fascino, per... Ovviamente, ecco qua. Allora, qui è quasi finita la torta ai sette peli, va solo completato con la glassatura a specchio, però questa adesso deve andare in abbattitore per circa un'ora e mezza, dopodiché viene glassata, ecco qua, questo è il prodotto finito. E dopo lo straordinario dolce, la prelibatezza, la delizia del maestro pasticcere Bruno Viaggio, beh, in sala Carmine delizia i clienti con la frutta al flambé. Facciamo, oggi prepariamo delle fragole, frutta di stagione, e delle banane al contro. Ok, allora, andiamo per iniziare con una noce di burro. Andiamo a infondere la padella. Ci servirà per il nostro caramello. Pronti per andare a caramellare. Andiamo con un goccio di succo d'arancia, quanto basta. Pronti e siamo pronti per saltare il tutto col contro. Ed eccolo qua. Eccoci qua. Asciugare ben bene l'alcol, facciamo sfumare. Ottimo. Ed eccoci qua con la famiglia Taglialatela al completo in questo magnifico hotel ristorante Donato, con loro anche gli artefici di questa meravigliosa struttura, come ad esempio il direttore per la sezione alberghiera Antonio Ariano. Antonio, un saluto. Allora, un caro saluto dall'hotel ristorante Donato. Poi qua abbiamo anche una colonna portante in sala, il nostro Carmine. I nostri più sinceri saluti a tutti i nostri clienti, vi aspettiamo numerosi.
Ebbene, quindi abbiamo visto, risalutiamo la tradizione con il nostro Franco Taglialatela, castrese, Salvatore Taglialatela, la new entry, lo chef Angelo Indelicati, e poi ecco, ritorniamo con loro, il passato che fa posto al presente, che poi diventerà anche il futuro di questa meravigliosa struttura. Nami Taglialatela, un saluto Nami. Un saluto a tutti i nostri clienti e vi aspettiamo. Quello di Donatella Taglialatela invece qual è? Un saluto a tutti, aspettiamo numerosi. E poi il dolce finale, il maestro Pasticcio. Auguro una buona degustazione a tutti i nostri clienti e tornate a trovarci. Per Napoli Blog quindi anche questa settimana qui dall'hotel ristorante Donato è tutto. Un saluto da tutti insieme, ciao! Ciao! Ciao. But when we kiss, pretty miss, are you thinking of me? Are you thinking of me? Katarina. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Just how long is the list of the lips you kiss? Ah! Oh, how happy my heart would be if I knew that you loved just me. Say it's true, say you do, Katarina.